Questa è la storia di un'antichissima fortezza, costruita alla fine del 1300 a Grazzano, un piccolo fazzoletto di terra nel Piacentino, per volontà dell'allora signore di Milano, Gian Galeazzo Visconti. Sarebbe la storia di una fortezza come tante: una pianta quadrata, un cortile al centro, quattro torri ai lati, con un fossato e i ponti levatoi, se non fosse che, dopo varie peripezie e diversi domini, al principio del XX secolo la fortezza viene ereditata dal conte Giuseppe Visconti di Modrone. Giuseppe è un nobile visionario, artista e prodigio d'ingegno, che fa di questa fortezza un castello da abitare e di Grazzano un borgo medievale da rivivere. Borgo che assumerà il nome di famiglia Grazzano Visconti. Affiancato dall'architetto Campanini, il conte lavora sui misteri della propria mitologia. Consolida e sopralleva la struttura, disegna le merlature, rende quadrangolare la torre d'angolo a nord-est, originariamente cilindrica, e mette in opera un'alternanza di giardini all'italiana e all'inglese, dove fontane, sentieri e siepi coesistono tra elementi formali e informali. Ma soprattutto il conte riaccende nel pastiche architettonico il ricordo del tempo di epoche lontane, di travestimenti e di finzioni, per cui il sarcofago romano sta accanto alla finestra rinascimentale. Bernabò Visconti e altri antenati dialogano con la scultura di uno spirito, Aloisa, una donna morta dal dolore per un amore non corrisposto. Non esiste forse il luogo più prustiano di questo in Italia. Se la museologia è quella disciplina che ricerca e studia i significati del museo in quanto luogo di raccolta di opere significanti, il castello privato di Grazzano è un gioiello museale che conserva un florilegio di tesori e opere d'arte rimaste praticamente intatte al consumo di obiettivi o bibliografie. Da un grande Buddha a una piccola ancona del primo 400 fiorentino, passando per il manierismo romano, fino a dei paesaggi arcadici, in succo d'erba del 700. O come queste due sorelle bergamasche, Ludovica e Dorotea Passi, entrambe monache presso il monastero di San Benedetto a Bergamo, che hanno tutte le carte in regola per rientrare anch'esse nella grande ritrattistica del pittore bergamasco Carlo Ceresa. Nel borgo non poteva mancare la sala teatrale, un edificio che era un deposito di carbone, poi mutato in teatro e inaugurato nel 1913. All'esterno le statue di un fauno e di Venere, e sulla sinistra un arciere con il braccio levato sorregge una fiaccola che illuminava la via al teatro. La piccola sala ospitava le scenografie dello stesso conte Giuseppe, nonché le prime regie di suo figlio Luchino Visconti, l'indiscusso maestro della cinematografia mondiale, scomparso nel 1976. Il castello ha anche una cappelletta privata che nasconde delle copie da Pordenone e da Correggio, come questa, ma anche uno straordinario sacrificio di Isacco, con evidenti problemi di conservazione che tuttavia non impediscono di apprezzarne l'altissima qualità, come brani di estremo naturalismo, come questo asino, oppure Isacco con il capo riverso, o infine il sopraggiungere, l'intensità di questo angelo che sembra provenire da uno spazio interstellare. Il dipinto è attribuito dalla storiografia a Francesco del Cairo. C'è tuttavia da chiedersi se l'esistenza di un disegno preparatorio con lo stesso soggetto e il contesto piacentino dove muore il pittore Morazzone non facciano di questo dipinto l'anello di collegamento tra appunto Morazzone, il maestro, e il suo più turbato discepolo, il Cairo.
Lasciando il castello in direzione del parco, si incontrano alberi secolari, labirinti custoditi da sfingi e una casetta per un mondo abitato solo da bambine. Passeggiando con noi stessi tra le statue ricoperte dall'edera e dal muschio, in questo luogo in cui tanti prima di noi hanno vissuto le loro storie, si scopre in sostanza come Giuseppe Visconti di Modrone sia la figura di un artista che attraverso il tema del tempo ritrovato ci presta il servizio di mostrarci quale ricchezza risiede, a nostra insaputa, nella vasta notte della nostra anima.